Allora, la Usiminu è avviato, la zuppa di pesce è avviato. Oggi facciamo, ho detto prima, che facevamo anche un purpu bollito e strafugato. Cioè bollito e mangiato, mangiato con gusto, strafugato vuol dire quasi con avidità. Qui ho messo l'acqua a bollire, ecco qua, qui già bolle e ci buttiamo il nostro bel polpo fresco fresco di scoglio, ecco qua. Ecco qua. E qua copriamo e facciamo prendere la bollitura. Quanto deve bollire? Minimo 30 minuti. Ma più bolle? Poi a seconda della grossezza del polpo, al polpo se messo un po' in congelatore si intenerisce. Allora, la cottura vera e propria, è un trucchetto questo, è dopo 30 minuti, dipende anche dalla grossezza del polpo, lasciare spegnere e lasciare il polpo nella sua acqua. Infatti si dice che il polpo si cuoce nella sua acqua. Spento, chiuso e si può anche far raffreddare. Quindi prima abbattimento nel congelatore. Sarebbe l'ideale. Un po' di nel congelatore perché lo intenerisce. Ecco. Sì. Una volta che non c'erano i congelatori, si sbatteva contro gli scogli. Oppure, oppure con dei colpi di bastone. Questa è zona di polipi? Sì, molto buona, sì. Solo che noi non possiamo pescarli. No, è zona protetta, ci vuole un permesso per pescare, il permesso del parco. Okay. Per pescare anche determinati pesci, determinate quantità. Possiamo mangiare o dobbiamo chiedere il permesso? Per mangiare credo di no, perché il permesso è la pancia che lo chiede, quindi. Questo come lo farai? Questo bollito e magnato, cioè non condito, solo limone. Perché il limone è la tocca sana. È il tocca sana, esatto, di tutto il pesce. Limoni siciliani. Ma sì, poi il polpo è chiaro che... Sì, il limone siciliano, quello è. Il polpo, la sua bontà, è bollito e mangiato. Poi lo si può fare in tutti i condimenti possibili che uno vuole fare. Ma noi bollito e strafugato. Ok. Ok, questo lo...